Ciao! Ciao! Come ti chiami? Mi chiamo Quinn. Da dove vieni e quanti anni hai? Vengo dalla Nigeria e ho 13 anni. E da quanto tempo sei qua a Ravenna? Circa 9 anni. E per quale motivo ti sei trasferita dalla Nigeria qua in Italia? Ecco? Perché mio mamma mi ha trovare lavoro e quindi siamo invece qui in Italia. Perché là nella tua nazione, nel tuo paese, c'era difficoltà a trovare lavoro. Sì. Quindi adesso tu hai trovato lavoro. Sì, fa il corriere. Fa il corriere, molto bene. E quando sei arrivato in Italia, come te l'aspettavi e come ti è sembrata? Come l'aspettavo diversa e mi sembrava molto bella. Bella, cosa... E cosa ti piace, ecco, dell'Italia, che magari non c'è in Nigeria o che, non lo so, ti manca, che non c'è qua e invece la c'era, cosa ti manca? Gli amici. Gli amici. E adesso qua a Ravenna hai fatto un nuovo gruppo, ecco, sì. Proprio con gli amici. Sì. Molto bene. E come è stato per te il viaggio? Sì, è un po' difficile perché appena siamo arrivati qui non conoscevamo ancora nessuno e quindi era difficile, cioè, combattersi con gli altri. Hai avuto paura all'inizio per... Poi sei stata subito aperta a conoscere tutti? Sì, un po' di paura c'era. Certo, comunque ti sei superato, allora. Sì. Molto bene. E invece cosa ti mancherebbe dell'Italia se tornassi nel tuo paese? Gli alberi. In che senso? Sì, perché in Nigeria non ci sono tanti alberi. E... Ti piacciono gli alberi? Molto bene, molto bene. E quindi diciamo che se ti chiedessero cosa portare in Nigeria, ti chiedessi un albero. Una pianta. E cosa è migliorato da quando sei qua in Italia? E cosa è peggiorato invece? Il mio carattere è migliorato da quando sono in Italia. In che senso? Ce lo spieghi? Sì, sono più buona. Prima più cattiva, più aggressiva. Sì. Bene. Invece ti chiedo, hai qualche parente che è restato là in Nigeria? Sì, c'ho alcuni miei fratelli che sono rimasti che fanno la scuola di adesso. E ti frequenti con loro, ti senti? Sì, a volte mi chiamo. E da tanto quando li vedi? Sì. Ti farebbe piacere di vederli? Sì. Okay. E vediamo. Quando sei arrivato in Italia, eravate tu e la tua famiglia, giusto? Sì. Quando te no, hai una sorella, quanti anni hai? Ne ho 14. Ne ha 14, quindi... C'è una differenza d'età tra te e lei. Sì. E te hai sempre cercato di proteggerla nel, come dire, sei sempre stata con lei, oppure quando sei arrivata in Italia avete preso due strade diverse, avete fatto amicizie diverse, due impressioni diverse dell'Italia, ecco. No, siamo sempre stati insieme a conoscere gli stessi amici e a stare sempre con noi insieme. Quindi ti ha aiutato ad avere la sorella vicino, ecco, certo. E ora ti chiedo, com'è stato l'ultimo giorno in Nigeria, se te lo ricordi? È stato triste perché non volevo lasciare i miei fratelli e mia nonna, e quindi è stato un po' doloroso. E durante il viaggio cosa pensavo, ecco, se ti ricordi? Pensavo se riuscivo a riposarmi ancora come era in Italia. E invece il primo giorno che hai messo piedi in Italia, quando sei sceso dall'aereo, cosa hai pensato? Come ti sei trovata, ecco? Ho detto a mia madre che volevo ritornare in Italia perché non conoscevo ancora l'Italia e avevo un po' paura. E invece quando hai imparato un po' a conoscere, ecco, la città, dove stavi, un po' tutto, ti sei un po' affezionata. Sì. Però comunque resta quella madre patria dentro che viene con te, con la Nigeria.
Cosa ti chiedo, c'era qualche tradizione in Nigeria che ti manca, ecco, non so, magari qualche festività, qualche ricorrenza che in Italia non c'è. Che Che si festeggiava molto. festeggiamo noi. E Sì. Ad cosa si festeggiava? esempio, quando si sposava si festeggiava per 2 o 3 giorni. Mentre qua in Italia è tutto diverso. Quello è un altro po' da aggiungere alle cose che ti mancano, vero? Cosa pensi del rapporto con gli italiani, ecco? Gli italiani nei tuoi confronti, come sono? Sono più affettuosi. Affettuosi, mentre magari non so, vedi a volte un po' un comportamento che magari ti dà fastidio, un comportamento che, ecco, ti ferisce però te non dici. Sì, vedo che stanno andando molto spesso e questo non è che mi piace tanto. E questa è una cosa sbagliata perché siamo tutti uomini, quindi diciamo che non so, forse tu cosa pensi invece degli italiani guardando loro, cosa c'è qualcosa che tu pensi di sbagliato in loro che invece, non so, potresti migliorare, ecco, oltre a questa cosa, non so, un comportamento, un modo di esprimersi, cosa cambieresti in italiano? Solo che non dovrebbero giudicare un libro da partire. Il tuo futuro come lo immagini? Qua in Italia, magari torneresti in Nigeria, non so, oppure andresti da tutt'altra parte, No, me lo metterei qui in Italia. ecco. In Italia. E ti piace viaggiare? Quindi magari diciamo, magari oggi si pensa così e domani vai andare in Spagna, probabile. Rifaresti la stessa esperienza, cioè rifaresti quel viaggio oppure ritorneresti indietro e diciamo l'Italia non sarebbe un pensiero, ecco, saresti rimasto in Nigeria. Quindi diciamo che non è stata una scelta fatta mani fuori perché comunque volevi rimanere in Nigeria. Intanto faccio una domanda un po' così, ecco, hai mai subito degli episodi di razzismo? E se posso chiedertelo cosa Ad esempio in classe, in una classe, c'è questo mio compagno e questo mio professore, che sono tutti due razzisti e in pratica appena passa davanti a quelli colori che sono nella mia classe e anche me. Inizia a dire che puzza, lavati spesso e inizia ad arrabbiarsi più con noi che con gli altri e quindi io ti dico sincerità, cosa faresti a queste persone? cambierei il prof e manderei il mio compagno in un'altra classe. Questa è una cosa giusta, perché alla fine siamo tutti uguali, come ho detto prima. E hai mai provato disprezzo nei confronti di queste persone? Ecco, hai mai provato odio nei loro confronti, perché sapendo che loro magari odiavano te, tu nei loro confronti li hai mai odiati? No, perché quando sono il mio compagno, non sono amici. Quindi da questa cosa sei sentito emarginato, oppure hai avuto persone che magari durante questi episodi ti hanno aiutato, ti hanno magari detto fregatene. Non è loro parere che conta, Sì, ci sono state delle persone. E come ti sei sentito quando hai notato che c'erano delle persone che erano pronte ad aiutarti, che erano lì per Sì, mi sentivo bene perché c'era qualcuno che mi poteva invece, cosa hai paura del futuro della tua nazione? Il futuro della tua nazione? crolli, cioè, ad esempio che non ci sia più cibo, ma lavoro. Questa paura pensi sia solo una paura tua, è perché
è una cosa che hai notato te, ecco. Cioè, è una paura mia. Ah, paura. E invece cosa ti fa paura di Italia? Grazie, sì. Molto bene. Raccontaci se hai vissuto uno spaesamento quando sei arrivata. Okay. Allora, raccontaci se hai vissuto uno spaesamento quando sei arrivata, quando sei arrivata in Italia. Sì, non riuscivo a parlare della lingua, dalla difficoltà di avere i cibi che c'erano, e non riuscivo, avevo paura che mi piacessero i cibi, ma quindi ho trovato che c'erano vicino. E che cibo ti manca della Nigeria? Nessuno, quindi rifiutiamo, che a volte non ci cucini niente di buono, ok. E cosa pensi invece degli altri stranieri che sono qua in Italia, non dico solo di nigeriani, ma di persone di altre nazionalità, che hanno culture diverse, che hanno stili di vita diversi, ecco, cosa ne pensi? Sì. Io penso che non siano così intelligenti a parlare nella loro lingua, tipo di parlarci. Io tipo, queste cose non le faccio, ma sento anche le persone che parlano nella loro lingua e di parlarci, quindi... E chi dice queste parolacce, magari agli italiani, usa l'interesse italiano per fargli capire quello che ha detto. Quindi diciamo che hai un buon rapporto con gli italiani, ecco, non è che non te ne fregano nulla. E che scuola fai? Faccio la Mariana. Sì. Che classe? Sì, sono in terza. In terza. Quindi quest'anno è l'esame. Sì. Quindi quest'anno bisogna impegnarsi un po' più di prima. E che scuola pensi di fare l'anno prossimo? Legge. Sì, se vengo in massa farò e poi andrò in classe. Ti fa paura questa cosa di cambiare classe? Perché anche questo è uno spaesamento un po' diverso, ma è comunque un cambiamento di ambiente, di compagni. Sì, perché non riuscire a fare tanta amicizia come ho fatto prima con la magari è così come non può essere così, fede che non sarà così, però per quale motivo ti senti di dire questa cosa? Perché sono molto legata ai miei compagni e non riuscirei a fare amicizia con gli altri. Quindi diciamo che la tua classe, ma la classe momentanea di adesso, sarebbe bello se venisse con te di vecchia. Ok, molto bene. Ci fai un saluto nella tua lingua, non so, un sì, ciao in italiano. Anche in inglese, perché sono in inglese. E come, diciamo, non c'è un dialetto là in Nigeria, ecco. No. No? Ma faccio un saluto in inglese. Hi. Hi. Bene, fine. Allora, chiudiamo questa intervista con un grande ringraziamento, grazie per la tua disponibilità. E se ci fai un saluto in italiano, ecco. Grazie, grazie mille.